qui per presentarvi il secondo incontro del progetto Rovesci e Diritti. Si terrà sabato 20 aprile all'Aula Magna dell'Istituto Catullo. È un incontro che vuole approfondire le possibilità che i comuni della nostra provincia hanno a livello amministrativo e legale per mettere in pratica, diciamo, il riconoscimento delle coppie di fatto. Abbiamo chiamato l'avvocato Antonio Rotelli, che è il presidente dell'Avvocatura per i diritti LGBTI, Rete Lenford. È un'avvocatura che riunisce avvocati italiani che vogliono prendersi cura dei diritti delle persone omosessuali nel nostro paese. Questo avvocato, diciamo che l'abbiamo contattato perché è una delle figure più importanti su questa tematica, che ha fatto ricerche, saggi, ed è stata affiancata anche a alcuni comuni italiani nella realizzazione proprio pratica di questo tipo di riconoscimento. Abbiamo mandato l'invito a tutti i comuni della nostra provincia, speriamo che partecipino, perché vuole essere un incontro che può proprio aiutare da una parte a capire come attuare questa cosa, d'altra parte stimolare anche ad iniziare un percorso. Noi comunque siamo pronti in ogni caso a proporre una legge di iniziativa popolare, visto che comunque la tematica troviamo che sia molto partecipata e appunto pensiamo che sia l'ora di allargare i diritti dei cittadini di questo comune e portare avanti questa cosa anche nella nostra provincia, visto quanto sta succedendo in Italia. Su questo incontro con l'ospite avvocato Antonio Rotelli, invece siamo convinti che sia necessaria una presenza degli amministratori, come diceva Valentina. Questo lo sottolineiamo perché Rotelli è un grande tecnico e è l'occasione giusta per i comuni e gli assessori e anche i gruppi consigliari che volessero fare un approfondimento in questa materia per poi portare sul territorio forme di riconoscimento. È un'ottima occasione. È anche un modo per prendere posizione, secondo noi, rispetto a questa che è una tematica che attraverso anche percorsi come il nostro sta diventando sempre più importante sia nei territori che sul suolo italiano. Ricordo che due giorni fa il Presidente della Corte Costituzionale, Franco Gallo, ha richiamato il Parlamento sull'obbligo e sulla necessità di una legge nazionale che tuteli i riconoscimenti delle coppie omosessuali e non. Articolo 3 della Costituzione. In questo senso e con il senso anche di necessità che c'è da parte degli enti comuni a dare un primo segnale, chiediamo che il primo segnale sia fatto proprio da questa città, da Belluno. Sappiamo che la giunta è una giunta che può fare questa scelta e la volontà nostra in questo senso è assolutamente collaborativa con le istituzioni. Portiamo qui questo tecnico, dall'altra diciamo bene, nei prossimi 4 mesi approviamo un riconoscimento bellunese che sia un primo segnale politico sul territorio di questa volontà di allargare i diritti. Come diceva Valentina, se questa amministrazione, questa giunta, questo consiglio comunale non saranno in grado autonomamente di fare una scelta di questo tipo, siccome siamo consci di questa importanza e dell'importanza di questo tema e della trasversalità dello stesso, prepareremo. In questo senso abbiamo ricevuto già, e questo è importante dirlo, l'assenso dell'avvocato Rotelli che ci darà una mano tecnicamente nella formulazione della delibera, proporremo una delibera di iniziativa popolare. Sappiamo come si fa, l'abbiamo già visto, come è possibile praticarla a Belluno, pensiamo che non si debba arrivare a tanto, speriamo che le risposte arrivino dai comuni in totale autonomia. Abbiamo già avuto tra l'altro le prime presenze istituzionali
alla giornata di sabato, non lo diciamo per correttezza perché vogliamo aspettare la giornata di sabato poi per vedere chi c'è, chi non c'è, chi è stato sensibile a questo tema, comunque abbiamo già ricevuto le prime conferme. Detto questo, l'invito che facciamo alla cittadinanza è di partecipare, di far vivere questi eventi e vista l'importanza del tema è anche un aiuto che chiediamo a voi che siete operatori della comunicazione e che secondo noi su un tema come questo dovreste darci una mano. Deve essere un lavoro culturale che si fa sul territorio, non coinvolge attivisti piuttosto che gay e lesbiche, coinvolge tutti i cittadini se si crede che questa frontiera qua sia quella per dirsi almeno al passo coi tempi nel territorio dove viviamo. Per questo vi chiediamo una collaborazione sia voi sia i cittadini che attraverso voi vi leggono. E questa qua vuole essere sicuramente una richiesta alla classe politica locale e anche nazionale di aggiornarsi con le nuove strutture che della società. Sull'indicazione della giornata di sabato, come avete visto, l'idea che l'avvocato Rotelli ci dia anche lo sguardo sul futuro riguarda proprio le cose che ha detto Lorenzo e che ha detto Valentina, cioè l'idea di avere in mano, avere qua Belluno, uno specialista che sicuramente ci può raccontare anche quale parte della legge italiana va modificata e in che modo, quindi parlando di altro oltre le famiglie anagrafiche, che è il primo mattone assolutamente indispensabile. Quindi riflessione aperta su un tema che vede tutti quanti d'accordo a parole, poi sui fatti però